Ciao, sono Barbara. In questo video proverò a spiegarvi come fare dei cartamodelli in modo semplice e pratico, senza bisogno di ricorrere a calcoli complicati e dispersivi che spesso si trovano in rete. Con il mio metodo non avete bisogno di ricorrere a squadre e misuratori curvilinee per determinare le corrette misurazioni. Questo metodo mi è stato tramandato da una lunga tradizione sartoriale, la cui efficacia ha resistito nel tempo. E così, come l'ho imparato io, lo passo a voi. Buongiorno a tutti. Oggi vi mostro come modificare la manica a petalo. Andiamo a prendere il nostro cartamodello della manica a petalo che abbiamo fatto. Trovate il link qua sopra per andarlo a recuperare direttamente. Decidiamo che parte andrà sovrapposta, vogliamo che si sovrapponga, se la parte davanti o la parte dietro, ok? Quindi io preferisco la parte dietro, quindi metterò la parte dietro sopra, ok? Quindi la sovrappongo alla parte davanti. Adesso andiamo a modificare la parte che vogliamo modellare, e cioè fare delle pieghe o arricciatura. Quindi sarà sulla parte dietro, che è quella che si sovrappone al davanti. Prendiamo questa parte, la togliamo. Questa la mettiamo un attimo da parte. La parte della manica la divido. Allora, se voglio fare delle pieghe, decido dove le voglio le pieghe. Quindi magari ne voglio una qua centrale, quindi faccio una linea che c'è già la linea centrale, la tengo, ok? Poi ne voglio un'altra più avanti di facciamo 7 centimetri, ma potete farla dove volete voi. E poi faccio un'altra apertura di 7 centimetri, perché questa parte magari la tengo arricciata, ok? Quindi faccio due pieghe e poi questa parte un po' arricciata. Adesso da questi punti scendo in perpendicolare, ok? Se voglio proprio essere precisa, ma non ce n'è bisogno, guardo la distanza tra questo punto e la linea centrale, sono 6 centimetri, faccio così 6 centimetri, no, da questa linea all'esterno, e vado giù perpendicolare dritta. Uguale faccio da questo, dalla linea che ho appena fatto al punto che ho segnato, no? Che sono scesa di 7 centimetri, sono 4 e mezzo, segno anche qua, scendo un po' più giù della linea, segno il punto 4 e mezzo, e poi vado giù in verticale in questo modo. Una volta che ho segnato le tre linee, che adesso vi segno col pennarello, allora la parte del centro spalla, questa è la linea che già avevamo, poi ne abbiamo fatta una a 7 centimetri, vi ricordate, ve lo faccio rivedere, 7 centimetri, segno il punto, prendo la misura, la stessa misura che è 6 centimetri, la misuro qua 6 centimetri e poi vado giù in verticale. Poi uguale qua, dalla linea al punto sono 4 e mezzo, 4 e mezzo, segno e scendo giù in verticale. In questo modo. Adesso taglio sulle linee che ho appena fatto.
taglio sulla parte della spalla, perché poi non devo andare fino in fondo, lascio un pezzettino attaccato uguale da questa parte. Così, e anche da questa parte sull'altra linea. Ok, adesso andiamo a prendere un foglio di carta velina, andiamo a sovrapporre il nostro petalo in questo modo, dell'apertura dei centimetri che vogliamo. Magari vogliamo anche fermarlo, ci servirà a raccordare un pochettino questa parte, quindi andare ad aggiustare, quindi possiamo mettere, dobbiamo avere un po' di spazio qua in alto. Allora lo fermiamo, decido più o meno quanti centimetri voglio aprire, decido 3 centimetri, ok, quindi fermo qua 3 centimetri, segno 3 centimetri, lo fermo. Poi un altro pezzettino, segno sempre 3 centimetri. E poi sempre 3 centimetri. Io ho segnato 3 centimetri, ma sempre voi potete farlo di quanto volete. Bene. Ok, adesso andiamo a ridisegnare la nostra manica. Quindi faccio la piega della spalla, del centro spalla, così so dov'è il centro della riga. Da qui mi metto col metro e segno 2 centimetri più o meno, e da qua segno la mia, rifaccio la mia linea della spalla. In questo modo. E qua mi unisco all'inizio della spalla. Adesso vado a ricalcare con il pennarello, quindi rifaccio la mia linea. In questo modo. E vado a ritagliare.
Ecco qua, adesso tolgo, segno, adesso segno qua dietro, io segno sempre comunque, questo è il centro della spalla, lo segno e tolgo il mio cartamodello sopra. Perfetto. E questo è il cartamodello davanti che va sotto. In questo modo. Qua, questa parte che dove ci sarà qua la mia piega. Ok? La mia prima piega. Qua. Farò la mia prima piega. Qua ci sarà la mia seconda piega. In questo modo. E qua ci sarà la mia arricciatura. Ecco perché abbiamo aggiunto quei centimetri in più quando abbiamo rimodellato il nostro profilo della spalla. Se voi vedete, questo è il profilo della spalla originale, ce lo dovete avere pure voi, io ce l'ho segnato, questa è la mia spalla originale che va sovrapposta sempre all'altra, ok? Quindi non sarà a profilo di questo, ma andrà un po' sopra, andrà qui a combaciare. Se voi avete fatto anche il segno, se voi avete fatto anche qua il segno del di dove va a finire il petalo, comunque lo potete anche vedere facendo, perché voi avete fatto 10 centimetri, va bene sul davanti, quindi questo andrà sovrapposto qua e seguirà la spalla, quindi questa parte è quella che va piegata. Ecco perché abbiamo aggiunto, perché facendo le pieghe poi viene mangiato questo pezzo. E qua la stessa identica cosa, va bene? O fate la piega o fate l'arricciatura, come volete. Bene, anche questo cartamodello è concluso, noi ci vediamo in un prossimo video. Grazie.